Tra poco più di 10 giorni il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle diventa realtà. Dal prossimo 6 marzo infatti sarà possibile per i cittadini in possesso dei requisiti presentare online il modulo di domanda INPS. I requisiti da rispettare sono diversi e devono soddisfare diverse condizioni. Sicuramente il primo requisito è quello che riguarda il reddito e il patrimonio del nucleo di appartenenza. E ci sono diversi requisiti, quindi il valore ISE, un valore ISE da rispettare, un patrimonio mobiliare da rispettare, un valore del patrimonio immobiliare da rispettare che diciamo sono un po' complicati da spiegare, quindi lì assisteremo noi le persone. Ci sono i requisiti, come dicevo, della residenza, che è fondamentale, quindi la residenza di 10 anni all'interno dello Stato italiano. E assisteremo quindi le persone nella compilazione di questo modello, e nel caso ci sarà una variazione soprattutto del nucleo di queste persone, in cui magari inizieranno ad avere un'attività lavorativa, dovranno presentare un ulteriore modello, quindi saremo presenti e assisteremo le persone sia nel primo invio ma anche successivamente, perché bisogna rispettare appunto determinati paletti. Scurti, quali le modalità per presentare questa richiesta? Le modalità sono tre, quindi presso i centri di assistenza fiscale, online con le credenziali SPID o presso gli uffici delle poste. Una volta presentata la domanda, che cosa succede, Scurti? Presentata la domanda ci sarà l'invio appunto telematico, l'INPS riceverà le domande, farà i necessari controlli e nel mese successivo, quindi la presentazione, inizierà l'erogazione del contributo. Scurti, avete notato che in queste ultime settimane è aumentato il numero degli ISE? Sicuramente il numero degli ISE è aumentato. Anche se noi come CAF diciamo della provincia anche gli altri anni svolgiamo un gran numero di ISE, però sicuramente è aumentato.